Ciao. A parte che sono totalmente verde in questa luce con questa telecamera del cellulare, oggi sono andato all'Osi di Sant'Alessio, che è un posto in provincia di Pavia, vicino a dove abito, perché vorrei testare un nuovo obiettivo che ho comprato, anzi non ho comprato, mi è stato regalato dalla mia fidanzata, grazie mille Giulia. Non tutti hanno fidanzate che si lamentano delle spese fatte per gli obiettivi, anzi sono fidanzate che regalano obiettivi, grazie Giulia, ripeto. E vabbè, a parte la campana, qui l'Osi di Sant'Alessio, che si dedica al recupero degli uccelli in difficoltà, quindi ci sono vari volatili, e siccome l'obiettivo è un 100-400, vediamo un po' che cosa riusciamo a portare a casa, se riusciamo a realizzare delle fotografie decenti, anche perché mi devo allenare per l'Islanda, quindi il mio metodo è questo, non posso andare completamente impreparato, e quindi mi vado a preparare, faccio dei test, vedo i settaggi, che cosa mi viene bene, che cosa mi viene male, e quello che mi viene bene lo tengo, quello che viene male non lo tengo. Quindi boh, seguitemi in questa giornata un po' così, vediamo che cosa viene fuori. Se vedete questo video vuol dire che è andata meglio di quanto pensassi, se invece non lo vedete, non lo vedete, quindi è inutile che lo... Ciao. L'obiettivo in questione è questo Sigma 100-400 per Sony, dovrebbe essere 5 a 6 e 3, vediamo un po' se riusciamo a farlo vedere, contemporanei. Allora, io non mi intendo quasi per niente di zoom né di Sigma, però diciamo che andando in Islanda, avendo la possibilità magari di incrociare qualche... tanto mi stanno per bagnare, di incrociare qualche uccello marino, qualche balena, ho pensato che potesse tornarmi utile, e allora a questo punto ho fatto pressione psicologica sulla mia fidanzata perché me lo comprasse. In questo percorso, in questa Osi di Sant'Alessio appunto, che sorge diciamo nel parco del castello locale, sta organizzandosi per recuperare alcune specie autoctone e non di uccelli, perché dovete sapere che la gente si compra uccelli tropicali, uccelli che non appartengono al nostro ecosistema, dopodiché li abbandonano o li sfuggono, e quindi qui tutti questi uccelli in difficoltà vengono recuperati e salvati. E anche la vegetazione è molto rigogliosa e particolare, e un cartello all'ingresso, come avete visto, diceva che a causa diciamo del Covid-19 e della chiusura forzata di tutta la primavera, non è stato possibile curare alla perfezione l'estetica dei percorsi, ma io sinceramente sono più contento così, amo di più la natura quando si può esprimere per conto suo, piuttosto che quando viene indirizzato in una qualche maniera. Così adesso stiamo esplorando quest'area, vedendo se alla ricerca di eventuali incontri con pennuti, volatili, ma ci sono anche mammiferi, ci sono rettili, insomma è un centro anche di ricerca, quindi è un posto che vi consiglio di visitare se mai ne avrete la possibilità. Proseguiamo.
reduce dallo spettacolo di falconeria, qualcosa di meraviglioso assolutamente, anche perché non si tratta di uno spettacolo da circo, ma in realtà di esemplari protetti che sono diciamo qui per essere poi reintrodotti nella natura. E sostanzialmente ho avuto anche modo di realizzare qualche foto un po' d'azione, un po' ravvicinata con questo obiettivo enorme, che oggettivamente è veramente molto pesante, ma cioè, risponde bene per quello che costa rispetto all'omologo Sony, che costa tre volte, anzi due volte e mezza. Sono per ora molto soddisfatto, però devo ancora tornare a casa a vedere i risultati. Certo è che vedere volare questi falchi, questi rapaci è qualcosa di straordinario, qualcosa di mistico. C'è da fare un complimento a chi sta gestendo questa struttura, perché ce n'è bisogno di tanti come loro. Va bene, proseguiamo il nostro giro, vediamo se troviamo ancora qualche volatile particolare o qualche mammifero. Questo posto è veramente meraviglioso, non so come sia stato possibile non esserci mai venuto in tutto questo tempo, è pazzesco, pazzesco, guardate questa foresta.
Vedete? Una foresta di bambù. Bellissima. Ho 42 anni e questo posto è a mezz'ora da casa mia, non sono mai venuto, proprio un coglione. Proprio un pirla, come direbbero dalle nostre parti. Un pirla! Allora, un piccolo difetto, anzi neanche tanto piccolo, l'ho trovato però su questo obiettivo, cioè la mancanza di un qualche tipo di collare per treppiede, perché essendo una lente molto pesante che si spinge molto in avanti rispetto al corpo della Sony, che è molto piccolino e stretto, di fatto la sbilancio in avanti e fa molta forza sull'attacco della baionetta. So che è uno dei punti deboli del sistema Sony, quindi aver avuto un aggancio del treppiede sotto, come ce ne sono per tanti obiettivi di questa dimensione, avrebbe certamente aiutato un pochino a mitigare questa cosa. In questo modo io sono costretto a trasportare la lente in questa maniera, che va bene, insomma, lo faccio, non c'è problema, però ecco, se avessi avuto un aggancio migliore sarebbe stato sicuramente meglio per preservare appunto la macchina fotografica. Altro problema, non proprio piccolissimo, di questa lente è che oggettivamente è molto pesante. Non sono abituato a obiettivi così pesanti, di solito utilizzo delle lenti prime piccolissime. Scusate, devo far silenzio perché ci sono i caprioli. Delle lenti prime molto piccole, e questo zoomone mi sta spaccando le braccia, ma è molto divertente da usare.
ragazzi, ho finito il giro, veramente bello, 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 bello. Ci devo tornare con più, no, non con più calma, perché me lo sono preso bello comodo, ci ho messo un paio d'ore, ho visto tutto quello che c'era da vedere, compreso lo storione, le lontre, una serie di cose che non ho fotografato perché l'illuminazione, un po' la situazione non me lo consentivano, e sono veramente contento. È stato molto bello, molto bello. Considerazioni finali su questo 100-400. Beh, un ottimo obiettivo secondo me. Adesso ho guardato un po' le foto, sedendomi a bere una birretta su un tavolo, e direi che la maggior parte sono venute se non altro fuoco. Poi la mia capacità nella fotografia di natura, wildlife, è pari a zero, quindi sicuramente non ho fatto un lavoro bello dal punto di vista estetico. Guardate, vedete? Capriolino che gira. Ciao nano. Bene, non so se l'avete visto perché io non vedevo quello che stavo inquadrando. C'era un capriolo così che vagava. E la cosa che mi è piaciuta di più in assoluto di questo tipo di focale, che io non avevo mai utilizzato, è che in realtà, nonostante sia 6.3, quindi un obiettivo piuttosto chiuso, ovviamente essendo 400 mm lo sfondo viene di molto sfocato, nonostante sia appunto 6.3, quindi insomma è una bella cosa. Sui 100 mm l'ho usato molto poco, oggettivamente, più perché sostanzialmente gli animali erano spesso un po' lontani, quindi non erano proprio vicini. Le poche volte in cui l'ho usato ho notato che ha messo a fuoco molto più velocemente. Quindi da che cosa ne trago da questa giornata di test? Ne trago che per ottenere il massimo con questo obiettivo bisogna innanzitutto decidere bene dove si vuole mettere a fuoco, perché c'è uno switch che dice se si vuole cercare di utilizzare l'autofocus da vicino all'infinito oppure da 6 metri all'infinito, e quello io ho visto che aiuta molto, perché portandolo da 6 metri all'infinito ci mette meno tempo a trovare il fuoco. Due, che unito alla mia macchina non va bene per fare fotografia d'azione, perché la mia macchina è lenta e quindi non riesce a beccare esattamente i fotogrammi giusti. E poi ho capito che sicuramente per i paesaggi sarà una grande mano, perché fondamentalmente cioè per i paesaggi sarà una grande mano, perché mi permetterà di andare molto molto nel dettaglio, visto che almeno dal mirino è tutto molto definito. E poi ho capito che devo migliorare di gran lunga la mia presa e fare un po' l'occhio per quanto riguarda la natura, perché non sono proprio capace, evidentemente non credo di aver tirato fuori niente di particolarmente interessante dal punto di vista qualitativo, quantitativo sì. E niente, ci vediamo alla prossima di questa non recensione, e alla prossima.